indosso una collana un po' particolare, è stata fatta dalla mia bambina e ha sul mio logo il mondo di Clo. Quindi questa ricetta oggi avrà un po' più di allegria. Oggi insieme faremo il gattò di patate. Come ben sapete serviranno delle patate lesse che io per tempistica ho già cotto. Nel corso degli anni ho imparato un piccolo trucchetto per non stare a spelare tutte le patate a una. Allora io mi servo di una forchetta, la taglio a metà, la inserisco nel mio schiacciapatate con la buccia rivolta verso l'alto e schiaccio. Questo perché sennò a spelare la patata ci vuole un doppio del tempo, scottano, invece così è comodo. Per il gattò di patate inizio a dirvi le dosi, che io oggi ho dimezzato perché in casa, anche se siamo in 4, lo mangiamo in 2,5. Allora, le dosi che servono per fare il gattò di patate per 4 persone sono 2 kg di patate lesse, 2 uova, temperatura ambiente, 2 etti di prosciutto cotto, 1 etto di prosciutto, di salame. Se non lo avete affettato, potete affettarlo voi e quindi fare anche i pezzettini un attimino più spessi se vi piacciono. Noi personalmente mettiamo entrambe le cose, dipende da quello che abbiamo in casa. Sale, pepe, 2 mozzarelle. Io di solito uso quella per pizza che lascia meno acqua. Ci va anche un cucchiaino o 2 di parmigiano reggiano per dargli un buon sapore. Ecco, le nostre patate sono schiacciate. Ora, per prima cosa andiamo a inserire il nostro uovo. E iniziamo, il pizzico, direi più di un pizzico di sale, perché ovviamente le patate, quando le ho lessate, non ho aggiunto sale. E il parmigiano reggiano. Ora iniziamo a girare con una forchetta in modo tale che l'uovo si unisca alle patate. Di solito io questo piatto lo faccio insieme alla mia bambina, perché lei si diverte a grattugiare, a tagliare, a sminuzzare ed infine ad amalgamare tutti gli ingredienti. Come vedete, ho inserito la mozzarella. Ora andiamo a inserire il salame, il prosciutto, e adesso riprendiamo a mescolare. Si potrebbe aggiungere anche della noce moscata, che io personalmente non uso per gusto personale. Però a chi piace, perché no? Quindi uniamo bene, facciamo sì che la mozzarella si sciolga un pochino. L'uovo deve essere ben amalgamato alle patate. Ora metto un pizzico di pepe, ma proprio poco, perché alla mia bambina non piace. Anche se dà un profumo fantastico. E come vedete, il nostro piatto per stasera è pronto. Ora ungiamo la teglia con l'olio Evo. E disponiamo nella teglia. Schiacciamo bene bene.
prendendola con della forchetta, che a me piace molto sinceramente, esteticamente. Infine a me piace cospargere un po' di pan grattato, che gli darà quella leggera croccantezza e doratura. Prima di infornarlo io aggiungo delle piccole sfogliette di burro. Come vi dicevo, metto le sfogliette di burro poco poco, perché nella mia cucina, anche se non si direbbe, si tende sempre ad eliminare un po' troppi grassi. Quindi, come vedete, le mie ricette hanno poco zucchero, poco olio e poco burro.